Oggi è una nuova giornata e non è iniziata nel migliore dei modi perché... Cosa è successo? Ieri sono andato a giocare, no? E... Però ieri, non ve l'ho detto, ma ho avuto un piccolo infortunio. Come si può vedere da questo video qua. Praticamente sono inciampato e cadendo ho messo giù le mani e non sono riuscito a cadere bene perché avevo la GoPro e quindi non... Cioè non ho avuto la possibilità di rotolare, distribuire il peso e quant'altro. E di conseguenza ho messo giù la mano e la mano ho sentito tipo un crack qualcosa sulla spalla e quindi mi fa malissimo la spalla oggi. Cioè già ieri appena mi sono fatto male mi ha fatto malissimo per 5 minuti. Poi è passato perché mi sa che mi sono il corpo si è scaldato e quant'altro. Ora che si è raffreddato mi fa di nuovo male. Non penso, cioè, non è assolutamente rotta ma è... parecchio fastidioso questo movimento, diciamo, e quindi potrebbe andare meglio, potrebbe decisamente andare meglio. Spero che oggi mi passi, anche perché oggi è mercoledì, tra un po' iniziano le ferie, le vacanze da qualche giorno e vorrei essere in forma, diciamo, in forma smagliante. Per il momento non è così. Comunque ora stiamo andando in ufficio a rivedere un po' i colleghi e mi sono imposto vari obiettivi. Uno dei principali è mangiare un po' di meno perché mi ingozzo sempre, mangio sempre primo e secondo. Adesso voglio provare un periodo a mangiare solo il primo e la verdura, oppure il secondo e la verdura. E sempre la pizza con i colleghi ci sarà una volta a settimana, comunque è la tradizione, non posso scansarmi da questo, però per il resto voglio provare a mangiare un po' di meno e magari a dimagrire un pochino e vedere se si riesce o meno. Questo è l'obiettivo. In tutto questo io sono partito un pelito prima del solito, proprio 3-4 minuti prima del solito, però perché voglio arrivare molto in anticipo oggi e cioè voglio arrivare un pochino in anticipo, diciamo. E oltre a questo, oltre agli obiettivi preposti del mangiare di meno, voglio fare più esercizio, che vuol dire anche solo andare a camminare, magari il sentiero che facevo io di solito nelle torricelle, che è quello abbastanza in salita, che può essere benissimo anche rimpiazzato andando in palestra e facendo anche cardio. Voglio iniziare a fare un po' di cardio, ma non corse, fare un pochino di bicicletta, però principalmente fare scale. Quindi ieri l'ho detto, mi sono scalato la piramide 50 piani e non ero neanche tanto stanco, di la verità, era 150-148 tipo metri di altitudine. Io cioè sono abituato a farne molti di più quando vado a camminare, parliamo anche di 1200 con lo zainone e tutto, quindi 148 senza niente è stata una passeggiatina di pochi minuti. Quindi volevo iniziare magari a farne, che ne so, 70-100, vedere un po' come mi sento e basta. Ragazzi, questo è il piano d'azione. Noi adesso stiamo andando al lavoro, io ora vi metto giù e ci sentiamo dopo. In tutto questo devo assolutamente in questi giorni editare tutti i video possibili perché poi andrò in ferie e non riuscirò a fare tutto, no? E quindi ho giusto, quando sono in ferie, un giorno di buco, quindi domenica io arrivo da Milano, il pomeriggio devo editare tutti i video di quei giorni per poi partire il giorno dopo per la Sardegna ed essere scarico e non avere niente, perché avrò 4-5 giorni in Sardegna. Appena torno ho un giorno per editare tutti i video della Sardegna e... perché poi riparto e si va via. E quindi ragazzi, mai molar. Ok ragazzi, siamo arrivati al lavoro, adesso io esco e noi ci vediamo dopo. Niente ragazzi, ho preso la decisione, mi vado a tagliare i capelli, taglio estivo, perché qua non ce n'è più per nessuno, anche perché ora tra poco vado al mare, vado in montagna, insomma voglio stare freschetto. Un bel taglio estivo circa, dai, mi ha messo tipo dell'olio in testa e di solito io metto tipo una pasta, una polverina, ma ho messo l'olio e infatti sembrano straunti, però sono puliti, ve lo posso garantire. Comunque niente ragazzi, tagliati, tipo
il telefono mi vola via. A proposito, a proposito delle buone intenzioni senza cover. Allora, dicevo, allora noi adesso, capelli tagliati, siamo tutti belli profumati, vado a fare un aperitivo, poi una cenetta e noi ci vediamo stasera. Forse, mamma mia, che problemi, che problemi. Ho deciso, no, di togliere la cover del telefono, giusto per aggiungere un po' di pepe alla mia vita. E l'iPhone 14, il mio, è magnetico dietro, quindi ho detto va bene, dai, lo appoggio semplicemente al magnete che ho messo nella macchina, così sta lì senza dover mettere nessun altro accrocchio. Il problema è che prima della cover, questa qua, io avevo messo un altro magnete, che ora togliendolo, il magnete dell'iPhone è meno potente rispetto a come era prima. Di conseguenza, niente, soffro. Mamma mia, mettimi a fuoco. Anzi, esponimi. Di conseguenza non si attacca con così tanta facilità, o meglio, la prima buca qua cade, quindi vediamo, facciamo questo test, se no mi toccherà comprare magari un magnete più forte, non lo so, vediamo ragazzi, facciamo questi test e se no torniamo alla configurazione di prima, anche se spererei di no, anche perché con quello lì non potevo neanche ricaricare wireless, quindi magari adesso potrei mettermi un caricatore wireless nella macchina che forse è più potente e riesco a appoggiare l'iPhone direttamente lì, non lo so, questa è un'idea. Ah, in tutto questo, ieri, appunto, ieri ho fatto la partita di calcio, avete visto qualche clip, e purtroppo quella cavolo di Osmo Action 3 mi sa che la ridò indietro, perché semplicemente va in overheating, cioè si surriscalda, e io non ho mai avuto una GoPro che si surriscalda, cioè che discorsi sono, anche perché stavo filmando 4K a 60 fotogrammi al secondo, che è quello che ho sempre filmato. E perché adesso la tecnologia, nonostante siano passati 6 anni dalla mia ultima GoPro, no, 5 anni, va in overheating. Vabbè, ok, il sensore è più grande, probabilmente riesce a salvarsi più dati, ha il codec diverso. Però, oh, cioè, mica stavo facendo 120, 240. Io, cioè, mi serve una cosa affidabile. Ho sentito che è un problema dell'Europa e praticamente dovrei scaricarmi un firmware che devo installare nella schedina SD. E facendo così, in teoria, non si compromette la macchinetta, ma riesce a superare questo problema dell'overheating, che apparentemente in Europa la macchinetta è settata per non scaldarsi più di 49 gradi. Vi dico quello che ho letto in giro, poi magari è una cazzata. Quindi proveremo a fare questo, ragazzi, e sperando che risolva la problematica, altrimenti mi toccherà ridarla indietro, perché con l'arancione mi toccherà di dare indietro, ragazzi, perché mi serve, io ho bisogno di attrezzatura affidabile, mi va bene spendere anche di più, però mi serve una cosa che funzioni, non una cosa che funzioni quando vuole lei, cioè non posso permettermi che, ne so, sto filmando un matrimonio e la macchina, l'attrezzatura mi si spegne, cioè non esiste, anche perché quello è uno dei motivi per il quale una persona spende di più a livello professionale. Sì, magari la macchinetta che ti costa 4.000 euro ha due cose in più rispetto a quella che ti costa 1.500. Però quelle due cose sono fondamentali, che per noi professionisti non riusciamo a far da meno, quindi ovviamente le marche ci giocano sopra. Per dirvi, quando avevo la Sony A6500 e la 7S2, per gli intenditori, una ti costava 4.000 euro, l'altra 1.600, io preferivo la 6500, anche se era una PSC e anche se non era della categoria ancora consumer, non professionale, ma perché aveva un autofocus superiore e un altro, un menu più reattivo, aveva il touchscreen, insomma aveva delle cose migliori. Il problema di quella macchinetta è che non aveva il jack delle cuffie, per quella cazzata dovetti spendere 4.000 euro per comprare la macchinetta, la 7S2, ok, sì, la 7S2 era full frame, quindi al buio faceva un sacco di video, ma il motivo principale era che una aveva il jack delle cuffie e quell'altra no. Che è una stupidaggine, però a me, se io devo andare, che ne so, a filmare un'opera teatrale o un matrimonio e mi serve vedere se sto registrando l'audio e se sto registrando l'audio bene, quella è una feature per me fondamentale, cioè non posso rinunciare e quindi mi dovrei spendere di più. Purtroppo è così che ci marciano sopra, anche stessa cosa con gli obiettivi. Qual è la differenza tra un obiettivo da 800 euro e una da 1.900-2.500? Cioè, qualche differenza c'è, ma spesso sono stupidaggini, tipo una resiste all'acqua, quell'altra no, ok,
al 99% delle volte non mi serve quella che resiste all'acqua, ma metti che ci sia quella volta dove è un po' umidiccio nell'aria, a me serve un qualcosa tropicalizzato, serve un obiettivo che resista a questo tipo di intemperie, chiamiamole così. E un obiettivo da 800 euro non lo fa. Quindi piccolo rent, ragazzi, purtroppo l'attrezzatura costosa è maledetta perché aggiungono solo un paio di stupidaggini. E stessa cosa, questo è il mio ancora livello basso di professionismo, perché possiamo anche guardare, che ne so, degli obiettivi art cinema che ti costano 15, 20, 30 mila euro, e le cose che cambiano è la rifrazione più bassa, atomic aberration, non so dirlo in italiano, che è un pochino migliore. Sono cose che non vedrai praticamente mai rispetto a un obiettivo art. Cioè cambia veramente poco, però si spendono 20 volte tanto, 30 volte tanto. E la Maraia li spende quei soldi, li spende volentieri. Niente ragazzi, piccolo rent, ci vediamo dopo.